Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, video spesa fatto da Esselunga per Pasqua. Guardate chi c'è qua. Guardate chi c'è qua, la mia mogliettina. Bene, siamo andati all'Esselunga, come potete vedere in alto. Abbiamo fatto una piccola spesuccia per Pasqua, perché siamo tra di noi e quindi non abbiamo speso, sì, siamo solo noi. Non siamo stati lì a prendere tanta roba, perché Malika e i suoi vanno via al mare a Pasquetta, cioè a Pasqua. Praticamente a Pasqua siamo io, Davide e i miei suoceri e basta. Malika, Dennis, mio cognato e Ismail vanno via per Pasqua e Pasquetta, mentre a Pasquetta noi siamo da mia suocerina, mamma, con Sharon, cucina della Sharon. Ovviamente vlog. Allora, passiamo subito al aspetta un attimo. Siamo muniti di due sacchetti. Questo per i surgelati e questo qua cuccioso. Ma lo usiamo lo stesso, dai, banda alle ciance, ciance alle bande. Così riutilizziamo la plastica, non andiamo di Marcello a usare i sacchetti inutilmente. Riutilizziamo questi. Allora, adesso cambiamo l'inquadratura e farà tutto Malika questa volta. Mia moglie farà la fermo immagine dello scontrino. Ovviamente, farete un po' tu e Malika insieme. Sono un fritto misto di facciamo spesa. Stavo volando! Ribaltiamoci per Pasqua, va via! Ebbene, c'è stato un attimo Di defiance, ci stavamo consultando tutti e tre, perché cosa non lo so neanch'io. Bene, adesso giro l'inquadratura. 51. Siamo andati a spendere 51 euro e 42 centesimi. Questo era il prezzo delle cose. Non abbiamo preso molto, appunto. È solo per Pasqua questa spesa. Anche perché mio padre e mia madre mangiano l'agnello. Chiara lo odia, a me non piace tanto per le ossa. Cucinerò solo per e abbiamo fatto amore, la spesa. Gli rossi, e abbiamo fatto la spesa solo per me e Chiara. Sì. Iniziamo con questi qua, con questi due che sono due whip, bastoncini di salame che piacciono un sacco a mio zio. Infatti, come vedete, se l'ho già mangiato perché non resisteva. Così. E la fame è fame, Sono 40 grammi e 40 grammi e questi vanno imbustati. Continuo io perché Malika ha la tosse e poverina, adesso l'abbiamo messa in macchina al calduccio. Niente, io e Chiara abbiamo preso questo cocktail San Pellegrino, che sarebbe un aperitivo analcolico, non l'ho mai assaggiato, è molto buono, però a Chiara piace tantissimo. Sì, poi ci metti analcolico degli con picchi d'arancia, note speziate. È troppo, vabbè, se ci metti gli spicchi d'arancia, il ghiaccio proprio è top, sarebbe l'analcolico dello spritz. E ne abbiamo prese due bottiglie, sì, perché era in offerta, e mettiamo qua dentro. Cucciolo. Poi abbiamo preso anche questa qua, l'abbiamo presa per mio padre perché gli piacciono i canditi, e poi lui alla mattina a colazione questa qua gli dura 4-5 giorni. Della mele gatti classica con i canditi, nocciole, cioè le mandorle, scusate. E questa solo esclusivamente per lui. Poi invece per tutti noi abbiamo preso questa qua 700 grammi piccolina, per me, Chiara e mia mamma, basta. E diciamo, e dopo Pasquetta basta sgarri. Ah, sì, io, sì. Io perlomeno io basta sgarri. Davide non so, io tenten. Lui tenten. Io l'ammetto. Io no, io non posso più fare sgarri. Ma basta. Dopo Pasqua mi metterò d'impegno anch'io, ragazzi. Io parlo questa... per me, non so per Davide. Poi abbiamo preso due confezioni della Barilla di tagliatelle, 500 grammi, mezzo chilo a confezione. Allora, le ho prese senza uovo, non quelle all'uovo, perché le farò coi funghi. Dove e c'è Barilla me... c'è casa. Esatto. Secondo me l'uovo ci stonava col sughetto, coi funghi, e quindi l'ho preso. Non male. So, Chiara è una chef a tutti gli effetti. Poi sono anche più leggere senza uovo. E ne imbustiamo. Poi, dato che erano scontati, ho voluto prendere i quattro
wurster al formaggio dell'Aia, questi qua originali, che costavano veramente poco, allora ne ho approfittato. 150 grammi a confezione. Ho fatto poker di gusto. Sì. Poi, dato che mancava per la colazione al mattino o alla sera il Nesquik, dato che Chiara ne beve, lo beve col latte, mancava il Nesquik. Senza zucchero, però. Senza zucchero, solo latte Nesquik. Questo qua è un 350 grammi. E comunque se lo fa fuori solo Chiara, io è raro che... Ed è Dennis anche. Ah, Dennis addirittura col cucchiaio, eh. Poi passiamo alle mozzarelle della Santa Lucia. Ce ne sono 4 per 100 grammi l'una. Vabbè, è inevitabile. Galbani vuol dire fiducia. Sono molto buone e che altro dire, sono mozzarelle. Poi vediamo se riusciamo a mettere qualcos'altro. Passiamo a, ecco, il burro. Abbiamo preso il burro formato contadino perché Chiara, mezzo chilo, perché devo fare due torte. Due torte di mele, una perché la vuole la suocerina e l'altra perché Sharon ha detto porta un dolce per Pasquetta. E allora no, fai un dolce, ma fai un dolce quale? Io ho detto vuoi la torta di mele, le metto, sì, fai quello. E allora abbiamo preso il burro perché ci sono tutti gli ingredienti, mancava il burro. Esatto. Questo è un panetto da 500 grammi. Poi abbiamo preso questi di qua, la nuova marca Smart. Prima erano Yag, adesso è diventata Smart. Sì. Salame Milano. E devo dire che da quando ha cambiato marca, solo salame buono. Perché la coppa non è tanto buona. Non si capisce tanto, non la mangiamo la comunque. Pancetta è troppo grassa e la mortadella è sparita dalla circolazione di questa marca qua. Ma il salame Milano della marca Smart rimane sempre la stessa qualità, lo stesso gusto ed è molto buono. Poi, ma guarda amore, in realtà la mortadella c'era, non l'avevi vista? Ah, non l'ho vista io. Comunque queste sono confezioni da 150 grammi l'una. Ha cambiato solamente la confezione, ma è la stessa cosa della Yacht. Poi vediamo se riesco a buttare dentro qualcos'altro sul sacchetto e subire i funghi. Aspetta. Poi abbiamo preso due confezioni di Parmareggio, parmigiano reggiano, grattugiato fresco. Questi qua sono 100 grammi a confezione. Mm-hmm. E questo qua è un formaggio buono, perché comunque il parmigiano si sa. Poi abbiamo preso appunto tre sughi già pronti di Giovanni Rana. Questo è buonissimo. Al sugo fresco con funghi e porcini, io poi vado matto per questo i funghi. È veramente buono. Tre ne abbiamo presi appunto. Questo lo adoro anche Sciaro. Questi qua magari ci mangerà anche mia madre. Cioè, ma ci mangiamo anche loro, tutti. Ce lo mangiamo io e te tre sughi, ma che scherzo. Cioè, la pasta con questi tre sughi la mangiamo tutti quanti. Sì. Poi passiamo a un altro articolo. Vabbè, facciamo vedere questo casco di banane. Guardate, Chiara prende sempre i caschi grossissimi. Queste qua pagate 2,85 euro. E direi che è un ottimo prezzo perché sì, pesano. Mi sa che mi tocca... Vediamo se ci sta. No, allora, prendi l'altro. Vedete, riutilizziamo tutto. Siamo andati a prendere due confezioni di pasta frolla. Questa è della... Pasta sfoglia della Crepan, una sfoglia rotonda, e queste qua sono 230 grammi a confezione. Devo fare il tortino con gli spinaci. E ne mettiamo qua dentro. Ti ho dimenticato la ricotta? Molto bene, sei al top, amore, perciò. Sono lo IEA. Poi abbiamo preso una vaschetta di Coppa Oro della San Montana La Marena, Gusta Marena, per la suocerina, cioè per mia mamma. Poi abbiamo preso una vaschetta di gelato alla menta e stracciatella, penso. No, con scaglie di cioccolato fondente per la Malika,
anche perché ha mal di gola e ha voluto prenderla. E poi per me e Chiara ci siamo presi la vaschetta Barattolino San Montana al gusto nocciola. Che buono, questo è che buono questo che veramente esiste. Buonissimo. Gli ho potuto comprare io. E niente, questa qua è la spesuccia che abbiamo fatto. Bene amici, spero che questo video spesa vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Io vi invito ad iscrivervi in massa al canale di coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro e al canale Chiara d'Alessandro ASMR. Io vi auguro una buona serata, un bacione, il solito IA e ciao!